Buongiorno da Feltre, Feltrese Gruaro, nona giornata di ritorno del campionato. Feltrese che arriva da due vittorie consecutive, ha rilanciato le proprie ambizioni, non tanto in chiave salvezza, ormai è un passo, quanto più in chiave playoff. Queste le formazioni in campo, appena battuto il calcio inizio. Feltrese alla destra degli schermi, maglia granata, calzettoni, il delantero Rodrigo Ezechiel Marinelli, che è proprio lui che è partito in questa azione, salta due avversari, si accentra, poi scarica per Bressan, la conclusione, respinta, gobbato, ancora Marinelli, mette il cross troppo alto per Giazzon, che recupera. Giazzon sulla sinistra, il lancio a cercare lo scatto di Del Din, di testa è intervenuto Bonpan e poi Bozzato non ha tenuto palla in campo, quindi Del Din servito da Mbaloma, ancora Mbaloma, Mbaloma si accentra, Mbaloma tenta il sinistro, palla sopra, grande prestazione mercoledì, sono tutte le torri, rimane più dietro Ivan Dariz, non ci arriva di un niente Del Din e cavalla ancora dietro la Feltrese con calma. Il lancio di Dariz a cercare Giazzon, che riesce a tener palla e va via, Gaiarin, ancora Giazzoni, cross troppo profondo, Mbaloma cerca di tenere in campo il pallone, si impegna ma non ce la fa, e sarà rimessa dal fondo, poggia verso Gaiarin, palla fuori, rimessa laterale per la Feltrese con Salvadori, Del Din e Giazzon sono lì, è servito Giazzon che gira per Del Din, Del Din la mette giù, Del Din in area, Del Din, il cross è un tiro cross un po' debole e fa carambolare sopra e può ripartire la Feltrese con Bressan per Marinelli che di testa prolunga però direttamente, no, è la tenuta dentro secondo il guardaline, da qui sembrava fuori e quindi Mbaloma, Mbaloma, ancora Mbaloma, centro per Marinelli, in area ci sono Del Din e Faran, Marinelli tira invece di provare il cross, la palla rimane lì per Giazzon che non controlla bene e gobbato rinvia. Seconda conclusione per la Feltrese, la prima era stata di rinvio lungo, palla fuori è stata deviata e quindi sarà rimessa laterale per la formazione di casa con Michael Salvadori pronto alla battuta per Marinelli, sta facendo molto movimento Marinelli, cerca Mbaloma di tacco per Faran, Faran si alza la bandierina e non lo so, non ho guardato perché la palla sembrava una battuta, sale Polesana, l'arbitro richiama Faran e Falcone, la battuta di Bressan a cercare Polesana che si è liberato bene ma non riesce a inquadrare la porta, era Salvadori, il cross non è preciso, la difesa spazza ma è Armenise contro Ekvalla, Armenise all'indietro profondo per Alessandro Bè, sulla destra è libero Dariz, Bè invece viene da questo lato a cercare lo scatto di Giazzon, inserimento regolare, non c'era assolutamente fuori gioco questa volta, non c'era assolutamente fuori gioco questa volta, lo scatto di Giazzon era regolare, ma meglio per la Feltrese e quindi Bè pronto alla battuta. Cerca Giazzon di testa, Falcone la prolunga, Del Din in mezzo, Bonpan in anticipo su Marinelli, quindi Armenise, ancora Giazzon cerca Marinelli, Marinelli in area, Marinelli fermato da Zanardo prima e da Falcone poi che mette il calcio d'angolo. Ancora Giazzon, scivola Falcone ma Giazzon è troppo lontano e il difensore del Gruaro ha tutto il tempo di rialzarsi e recuperare, quindi Cassin, Armese mette un po' d'ordine e poi cerca Del Din con un lancio perfetto, Del Din di petto, va via Bozzato, poi il destro di Del Din e gobbato la tiene lì al 34esimo. Schifano sta facendo tanti falli, nessuno cattivo, tutti sta prendendo posizione sempre per saltare in modo non consono al regolamento. Bressan
dentro per Giazzone che lascia scorrere per Salvadori, sulla sinistra Salvadori, va via bene, Salvadori in area, Salvadori, Salvadori, non trova il tempo per concludere con il destro. Poi ci ha provato Marinelli, e ancora una volta risposta di pugni di Cubato, quindi due conclusioni di Deldin e Mballò, ma controllate dall'estremo ospite. Giazzon, l'intervento a vuoto di Gaierini, il cross di Giazzon per Marinelli, anticipato di niente da Zanardo. E da quest'altra parte rimessa laterale, ma Marinelli davvero anticipato di niente da Zura. Spazza Schifano, Schifano Armeise lo ferma, c'è il rimpallo, sfavorisce però i giocatori della Feltrese e quindi Schifano, Bressan in copertura, arriva adesso Berizzi. Schifano all'indietro cerca Barbini, ma Giazzone in copertura è perfetto e poi rilancia a cercare lo scatto di Deldin. Deldin contro Falcone in area, ci sono Marinelli sul primo palo, in ballone sul secondo, sta arrivando Armeise rimorchio, la palla per Marinelli, Marinelli che la mette dentro. Armeise non trova lo specchio, un'idea geniale di Marinelli per Armeise, Zanardo in copertura, Armeise in scivolata tiene lì la palla e poi sull'uscita di a disturbare D'Ariez che di testa cerca Armeise, Schifano in anticipo, quindi Ekvalla, Schifano, Zlatanovic, Zlatanovic per Barbini, palla per Schifano, attenzione a Schifano in area e il sinistro alle stelle. 14 minuti di gioco che se ne vanno, Schifano ha avuto una buona occasione da messa per D'Ariez. D'Ariez. D'Ariez cerca Mballò, ma palla un po' corta, ma è Bressan che recupera, quindi Armeise, ancora Bressan. Lo scatto di Marinelli, Bompana vuoto, Marinelli in area, Marinelli, Marinelli, Marinelli! Al 17° minuto del secondo tempo, Feltrese 1, Gruaro 0, Rodrigo Ezequiel Marinelli. E contestualmente... Armeise la lascia lì, fuori gioco di rientro di Schifano, si è alzata la bandierina. Anche in questo caso una chiamata che non mi trova d'accordo perché Schifano era rientrato da un po' dal fuorigioco, ma si poteva considerare un'altra azione. Ha cambiato Giazzon sulla destra, Mele a sinistra, il cross di Giazzon perfetto per Mele, l'inserimento di testa, non trova la palla. L'arbitro sanziona l'intervento di Mele. Compana la battuta di questa punizione, a cercare Schifano, Armeise di testa, quindi Giazzone, cerca Marinelli, a vuoto sia Zanardo che Falcone, Marinelli solo verso la porta, Marinelli, Marinelli la tocca malissimo, ha cercato la palombella Marinelli sull'uscita di Gombato, gli è uscito un tocco veramente banale che Gombato ha parato bevendo un caffè. Cassin per Bozzato, il cross sul secondo palo, arriva Gaierini spaccata, palla alle stelle, era in ritardo la copertura di Mele in questo caso su Gaierini che appoggia indietro al Gombato, rilancio lungo di Gombato dove ci sono Armeise e Kvalla, Armeise di testa, Giazzon per Pellicanò, Pellicanò a campo, vede lo scatto di Deldin e lo serve, Deldin sulla destra, Lorenzo Deldin sulla destra a contro Bozzato, Deldin va sul fondo, Deldin, Deldin il cross sul secondo palo dove c'è Giazzon, Giazzon per Mele, bella la palla, Mele, Mele, Mele non può tirare di prima perché Pompagli chiude lo specchio e non riesce a inquadrare poi lo specchio, fermato da Federico Fossen, classe 95. Feltrese che esaurisce i campi. Mele, bella la palla per Marinelli, Marinelli va via Zanardo, Marinelli, Marinelli stavolta non può sbagliare e Gombato è bravissimo a distendersi, ma il tiro sembrava comunque fuori, il tiro sembrava comunque fuori. Marinelli, bella battuta dalla bandierina, rimangono dietro le torri, palla a cercare Giazzon sul secondo palo, Falcone anticipa tutti ma c'è Armeise pronto da questi a Giazzon, Giazzon poteva ridargliela subito, invece
non se ne accorge e poi va via bene il cross a cercare Mele di testa. Ha fatto tutto bene, la conclusione però è un po' centrale. Ultimo minuto, più recupero. E il Gruaro che si riporta in avanti, Bressan. E arriva! Erano proprio 4 probabilmente, perché allo scadere dei 4 minuti di recupero arriva il fischio finale dell'arbitro. Feltrese batte Gruaro 1-0, gol di Marinelli al 17esimo.